Bentornati ragazzi, sono Saladar52 e oggi continuiamo la nostra avventura in quel di Johto su Pokémon Argento. Nello scorso episodio abbiamo completato i percorsi 26 e 27 per arrivare alla Via Vittoria e in questo episodio, come avete letto dal titolo, faremo la Via Vittoria. Che purtroppo è una pecca in questo gioco, perché la Via Vittoria, ve l'ho già anticipato nello scorso episodio, ma non presenta allenatori e il puzzle è difficile nei remake, qui non lo so, dovrebbe essere simile, se non lo stesso, quindi spero sia lo stesso almeno perché così può essere davvero difficile. Se è lo stesso è una pecca per i remake, se non è lo stesso e nei remake è migliore, meglio per i remake, sta di fatto che gli allenatori comunque non ci saranno, questo secondo me è per forza così. A questo punto potevano tranquillamente recuperare la Via Vittoria della prima gen e metterla anche in seconda, visto che comunque è la stessa Lega, no? E quindi potevano usare anche la stessa Via Vittoria. Purtroppo non l'hanno fatto, hanno messo una Via Vittoria differente da quella della prima gen, e comunque quella di prima gen è una bellissima Via Vittoria, con strade che vi portano a vicoli ciechi dove stanno solamente degli strumenti, o una strada che vi porta a Moltres. Qui Moltres è stato spostato, se si potrà catturare, e credo di no, al Monte Argento. Nei remake Moltres è nel Monte Argento, e tra l'altro quindi si può catturare solamente dopo una volta che avete battuto tutte e 16 le palestre e ottenuto Scala Roccia dal Professor Oak. Ma questa è una cosa che non interessa a noi perché non stiamo giocando remake. Tra l'altro io ve lo dico già adesso, perché ormai non siamo vicini alla fine della serie, assolutamente no, perché dobbiamo fare tutto canto, però diciamo che siamo vicini alla fine di Johto, perché comunque dobbiamo fare questo episodio e altri due, Super 4 e Campione. E quindi sì, non vedo l'ora che dovrò giocare ai remake della seconda generazione, perché sono i giochi che preferisco rigiocare di più in assoluto, credo. Non lo so, ci dovrei pensare, ma sicuramente sono quelli che mi piace rigiocare di più, quelli dove non mi stanco a rigiocare. Può essere difficile quanto si vuole il gioco, ma alla fine per come gioco, anzi rigioco questi giochi con Pokémon scambiati da un altro gioco, quindi prendono il doppio dell'esperienza per questo, e con il Fortunuovo, quindi il quadruplo dell'esperienza si prende, alla fine non mi trovo mai in difficoltà con l'esperienza, perché ora è vero che giocare avendo sfida è più divertente, però giocare e rigiocare lo stesso gioco diventa stancante, e quindi avere difficoltà ogni volta è ancora più stancante. Invece shottare tutti i Pokémon è molto più divertente, a volte. In Scarlatto e Violetto no, ad esempio, lì nella prima run avrei preferito avere più difficoltà che shottare tutti i Pokémon. Tra l'altro ieri, visto che ormai ho detto Scarlatto e Violetto, ve lo dico, sto cercando di fare una seconda partita per provare 6 Pokémon differenti della nona gen, ed è una cosa davvero difficile. Già siamo arrivati al... Ok, aspettate. Aspetta, tu vorresti partecipare alla sfida della Lega Pokémon? Ma non farmi ridere, sei troppo più debole di me. Non sono più quello di prima. Ora ho i Pokémon migliori e più forti, sono invincibile. Farsic, ti distruggerò! E quindi parte la sfida contro Light, rivale che manda in campo il suo Sneasel, che dovrebbe aver catturato il Monte Argento, io ve lo ricordo. Buio, ghiaccio, e quindi devo sostituire, perché se mi fa una mossa buio mi distrugge, anche se potrebbe tranquillamente non conoscerla. Comunque, finisco il discorso di prima perché ormai l'ho iniziato e mi dà fastidio non finirli. Sto facendo una seconda partita su Scarlatto, iniziato ormai tempo memore fa. È difficilissimo provare una squadra diversa con 6 Pokémon diversi dai 6 che ho iniziato. Comunque ci sto provando, e giocando ieri ho trovato Kirlia Shiny. Visto che non ho cromamuleto, tantomeno non avevo un panino con spezie nascoste attivo, è 1 su 4096. Ho mandato il mio starter, ho avuto paura che avesse teletrasporto, ma per fortuna non lo aveva. Solo che mi ha mandato sì l'attacco a meno 6, e quindi io ho iniziato ad attaccarlo con una mossa non stab, comunque attacco d'ala fisica, che faceva un po' di danno, ma non così tanto proprio perché ero a meno 6. Attacco d'ala 1, attacco d'ala 2, la vita non era scesa nemmeno giallo, era ancora verde. Il terzo attacco d'ala, brutto colpo, e ho shottato Kirlia Shiny. Ho spento il gioco, prima però ho mandato via il mio starter, l'ho liberato, no non è vero, però l'avrei voluto fare veramente. Quaxwell tra l'altro era lo starter, vabbè, se lo conoscete bene, se no non fa niente, non è importante, i Pokémon di nona gen non sono importanti.
qualcuno sì, Annihilate ad esempio è bellissimo. Comunque sta di fatto che abbiamo shottato lo starter e quindi il Pokémon più forte del nostro rivale, che era al 38, quindi al livello che ci eravamo allenati per affrontare l'ottava palestra. Ha detto di essere più forte, però ma non ci sembra. Comunque i livelli sono alti e tra l'altro questa è la lotta migliore che si può fare qui alla Via Vittoria. Però mi sono meravigliato quando l'ho visto, proprio perché la lotta arriva alla fine della Via Vittoria. E siamo già arrivati alla fine? E se sì è un problema, perché è vero che io in questo momento sono a 15 minuti di registrazione, però mi sono usciti un sacco di selvatici che dovrò tagliare. Quindi non so quanto potrà venire questo video e ora ho un dubbio. E non ho shottato Golbat con Tuono Pugno, è vero che non è stab, però pensavo di shottare. Sono solo 4 livelli super in sopra. Tra l'altro ha ancora Golbat, pensavo di affrontare che avesse Crobat, già proprio per farci capire che aveva trattato con amore i suoi Pokémon e che quindi era diventato veramente più forte, ma a quanto pare non è così, proprio perché ha ancora Golbat, quindi deve ancora trattare bene i suoi Pokémon. Chissà se prima o poi lo affrontiamo con Crobat, forse... sì, ma accanto ovviamente, anche perché questa mi sa, e sono abbastanza sicuro di questo, che è l'ultima lotta che faremo con lui a Johto. Comunque, so che Psicoraggio è super efficace su Hunter e l'avrei shottato sicuramente, ma ero curioso di vedere cosa facevo con Morso e ho shottato anche con Morso, quindi capite bene che avere un abbuio su un Pokémon Psico è una cosa fantastica, proprio perché in questo momento abbiamo Kadabra davanti e Morso lo shotta di nuovo, perché se ha shottato Hunter, shotta anche Kadabra. E quindi per l'ennesima volta battiamo il nostro rivale Light, che credeva di essere più forte, ma a quanto pare non è ancora pronto per la Lega. E voglio ben vedere quei Pokémon al 38 dove vuole andare. Ecco, motivo per cui noi ci alleneremo al 50 per fare questa Lega. Non ho rinunciato a diventare il più grande allenatore, devo solo scoprire perché non posso vincere e diventare più forte. Quando lo scoprirò ti sfiderò ancora e ti abbatterò con tutte le mie forze. Beh, fino ad allora tieni duro. Stiamo per scoprire la verità, anzi prima fatemi mettere davanti chi deve allenarsi e... In realtà meglio lasciare Espeon. Typhlosion e Ampharos ovviamente non li posso usare perché non fanno danni. E sì, a quanto pare abbiamo veramente finito la Via Vittoria. È praticamente una grotta, cioè la grotta di mezzo è più bella della Via Vittoria. La grotta che c'è a Violapoli, quella a destra di Violapoli, che non mi ricordo come si chiama, è più bella della Via Vittoria, dove si deve usare Flash per intenderci. Va bene. Il Monte Scodella, anche se non c'era nulla nel Monte Scodella qui in originale, è stato più bello della Via Vittoria. Praticamente la Via Vittoria aveva due strade dubbie che erano facilmente riconoscibili e una strada che vi portava ad ottenere Terremoto, che tra l'altro non ci serve nemmeno perché Quagsire, che ora recuperiamo, se l'ha imparata da solo al 35. Va bene, ormai è così, finalmente però Quagsire torna in squadra, è al 38 ed è quello ovviamente più indietro di tutti, ma come detto potrei in realtà farlo proprio in questo video. E infatti eccoci qui, ho deciso, anzi in realtà è un giorno diverso questo, ma sì, ho deciso che alla fine di questo video vi faccio vedere tutti e 6 Pokémon che salgono dal 40, anzi Quagsire dal 38, fino al livello 50. E sì, sembra una follia, però è effettivamente utile questa cosa. Non sono andato a controllare i livelli di Lance, però ho visto e considerato i livelli che ho affrontato dei capi palestra, credo che il più forte di Lance starà sicuramente al 50. E ok, la Lega il più forte ce l'ha al 50, quindi magari partire direttamente al 50 è un po' esagerato, quindi potevo anche allenarmi al 45 per stare tranquillo lo stesso, perché tanto alla fine me la sarei potuta cavare anche con i livelli al 40 ovviamente, però c'era sicuramente più difficoltà, avrei magari dovuto prendere qualche revitalizzante in più e qualche pozione in più. E invece direttamente al 50, anche perché è la solita cosa nei remake, io faccio sempre così, mi alleno sempre in questi modi, quindi facciamo così anche qui. Comunque, per allenare Quagsire e Espeon, che sono stati i primi due che ho allenato, è stato facilissimo. Ci ho messo forse poco più di un'ora e mezza per tutti e due, quindi in totale sono stati praticamente 22 livelli. Espeon stava al 40 o al 41, forse già al 41, quindi sono stati 21 livelli ho fatto fare, sì, 21 livelli. E ok, sono tanti 21 livelli, ma un'ora e mezza, poco più,
ci ho messo poco tempo, proprio perché sia Quagsire che Espeon con una sola mossa shottavano l'avversario, chiunque era, anche con Gelopugno che shottava Golbat. E ovviamente mi sono allenato nella Via Vittoria, quindi Pokémon erano Onix, Graveler, Rhyhorn, che è il raro, e Golbat, questi quattro. Ursaring, ad esempio, che nei remake c'è Ursaring, qui non c'era, e quindi alla fine l'unico che è stato difficile da allenare, e infatti l'unico che ho allenato fuori dalla Via Vittoria, è stato Ampharos, perché tiene Tuono Pugno e Tuono Shock, quindi non poteva colpire praticamente nessuno se non Golbat, e ovviamente Golbat esce a caso, non sempre, e quindi ho preferito andare fuori. E comunque non è stato nemmeno difficile allenare lui, perché alla fine i punti esperienza erano abbastanza comunque. Sta di fatto che Espeon ha imparato psichico a livello 46, l'ho insegnato al posto di Comete e ho pensato: mi conviene togliere una priority che può salvarmi la vita, anche se Espeon è veloce. Togliere una mossa che non può fallire mai, che però è fisica, quindi fa poco danno perché Espeon è speciale, o togliere una mossa psico per una mossa psico più forte? Morso ovviamente non era nelle opzioni da togliere. Alla fine ho deciso di togliere Comete, quindi la mossa fisica che non fallisce mai. E ok, abbiamo perso una mossa che non fallisce mai, però abbiamo adesso due mosse psico. Mettete che i PP di psichico, che sono solamente 10, finiscono. È vero che abbiamo etere, elisir e tutto il resto, quindi li possiamo ricaricare, però senza quegli oggetti 10 PP sono comunque pochi, e quindi psicoraggio può tornare utile. Ora invece stiamo allenando Heracross. Heracross è sempre il solito problema, perché non shottando con la sua stab lotta, perché è solamente spaccaroccia, i Graveler soprattutto davano fastidio perché usavano autodistruzione, e la maggior parte delle volte riusciva a tenerla Heracross, ma alcune volte, visto che già della vita era stata tolta, veniva sconfitto e quindi dovevo tornare indietro a curarmi. Crobat invece è stato abbastanza facile, utilizzavo le mosse volanti per battere i Golbat e Donphan, che non ho nominato prima tra l'altro, sì. Donphan è solo di tipo terra, quindi il tipo volante fa per uno e faceva un sacco di danni, mentre per Graveler, Onix e Rhyhorn morso andava benissimo, due hit, e magari con la prima facevo pure tentennare l'avversario, quindi non facendolo attaccare l'altro turno lo tenevo assicurato per la vittoria, e quindi sì, è stato abbastanza facile. Al 42 ha cercato di imparare Malo Sguardo, che poteva tornarmi utile per i cani leggendari, che non sono più cani ma sono felini, se ricordo bene. Comunque ho preferito tenere le mosse che ho e non togliere nessuna mossa. Alla fine li catturerò come al solito, li cercherò selvatici e gli lancerò magari quella Velox Ball che forse non esiste in seconda generazione. Vabbè, gli lancerò una Pokéball a caso, per capirci. Typhlosion invece è stato molto divertente da allenare, perché con Fuoco Pugno usato su Onix, Graveler, Rhyhorn facevo così tanti danni quasi da shottare, ma dal livello 44 in poi ho iniziato a shottare addirittura Graveler, Onix e Rhyhorn. Invece Golbat e Donphan sono stati facili, perché sempre con Fuoco Pugno non era non molto efficace, ma per uno, quindi facendo per uno shottavo sempre. Poi vabbè, ha cercato di imparare Comete, che non gli ho insegnato. Se non gli avessimo messo Tuono Pugno e Fuoco Pugno, sicuramente Comete gli avrei insegnato al posto forse di Muro di Fumo o di un'altra mossa che avevo, perché poteva tornare utile la mossa che non fallisce mai, però ora abbiamo delle mosse molto più utili e quindi preferiamo tenere quelle. Comunque la squadra di Lens tecnicamente dovrebbe essere la stessa, a meno che nei remake non è stata ritoccata. In realtà secondo me è stata ritoccata assolutamente, Charizard forse secondo me gliel'hanno aggiunto nei remake, però questo non lo posso sapere, lo scoprirò dopo domani o domani, vabbè non lo so, quando registrerò il video. Sta di fatto che ha 3 Dragonite nei remake, uno al 50 e 2 al 49. Qui secondo me può essere anche la stessa cosa, però forse mi sembra un po' esagerato, perché nei remake sicuramente sono stati potenziati. Comunque i livelli secondo me saranno quelli. Non mi voglio giustificare sul fatto che mi sono allenato al 50, semplicemente la mia sensazione è questa, e credo che bene o male i livelli saranno quelli. E poi alla fine il Pokémon più forte dell'ottava palestra stava al 40. È vero che dall'ottava palestra fino alla Lega non è che si fanno chissà quanti livelli, noi infatti siamo arrivati al 41 con un paio dei nostri Pokémon alla Lega dopo aver fatto tutto quello che si poteva fare in gioco. Però dobbiamo
sempre tenere conto che ci siamo allenati sia per la palestra di Angelo fino al 24, mi ricordo forse era il 23, e poi ci siamo allenati fino al 38 per fare l'ottava palestra e stavamo al 33-34, quindi i livelli li abbiamo fatti. Comunque alla fine Ampharos è arrivato al 49 e mi sono arreso. No, non è vero, non è che mi sono arreso, semplicemente mi ricordavo di avere una caramella rara, quindi ho detto ok, sta al 49, utilizzerò la caramella rara. E basta, Ampharos è stato facile da allenare, come detto l'ho allenato fuori dalla Via Vittoria, all'inizio volevo farlo in acqua, c'erano anche i Tentacruel che davano 900 punti esperienza, però per aspettare un Tentacruel dovevo battere troppi Tentacool che danno pochi punti esperienza, il massimo è stato 400 punti esperienza da un Tentacool al 32, e quindi poi ho preferito andare nell'erba perché c'era Raticate con 400 punti esperienza fissi e Ponyta con 600 punti esperienza, quindi ho preferito lì. Comunque ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.